questo 2011 che sta per concludersi, di che cosa ci ricorderemo? È un problema grosso questo. Se si facesse l'elenco si direbbe altro che le cose brutte, sì, che com'è sta zitti. Qualche cosa brutta e qualche cosa bella. Ma cosa c'è di bello? La liberazione di Berlusconi. Sì, ecco, beh, la poi considerà una cosa bella. La liberazione di la Berlusconi, il modo in cui ci siamo liberati di un fardello che ci pesava e ha portato l'economia a un disastro totale, quindi questo è un aspetto positivo. Invece il negativo? Il negativo c'è una società che si comincia per dire qual è il negativo. La cosa più importante, quella che ci ricorderemo sicuramente, che cos'è? Le disoccupazioni, i precari, le fabbriche che chiudono, la disintegrazione, deve continuare, ci vuole 15 giorni Pepe. Una crisi morale che ci ha portato poi di conseguenza a tutte le altre crisi che hanno pensato sull'economia, sul posto di lavoro, su tutto. La nascita di Berlusconi per quelli di sinistra, per quelli di destra no. Fuori! Secondo lei? Secondo me c'è sempre fuori. Berlusconi, poi sai, io me ne intendo. Comanda sempre tutto lui. Basta, ora vai dall'industriale, c'è l'industriale. Io sono un operaiaccio. Con cosa lo devi prendere? Con Reggio, con l'asso. Ha sempre perso. Ma per me l'ha data via Berlusconi. Dopo i disastri. Che c'è sempre. Mi pare scontato. Questo ci sono in cima al insomma, i disastri nel mondo ce ne stai tanti. Io vedo quali sono. No, la Libia. L'evento guanciale è stato lo spread. Anche l'evento dei paesi arabi. Ma chi lo conosceva lo spread? Oh. E tutti le sere ci bombardano con lo spread. Non lo conoscevi lo spread voi? La mancanza di valori dell'essere umano. Tutte le sere c'è lo spread. Questo è un fatto importante. Da quando lei dice crisi morale, che cosa intende poi nello specifico? Che cos'è che è andato in crisi? È andato in crisi un rapporto, prima di tutto fra le persone, ma soprattutto è andato in crisi un rapporto fra chi ci rappresenta e il paese. Ci si mette a fare l'elenco dei giornali tutti i giorni, c'è quella fabbrica che chiude, quell'altra che è in procinto di chiudere, gli operai che sono sulle gru da una settimana perché chiude la firma meccanica, cos'è? Come vuole fare? Cosa vuole? Come si fa a dire cosa è che è un problema grosso. Non è tanto un problema. Noi ormai il più pane si è mangiato, si dice in gergo, sicché. Ma è preoccupato per i giovani. Ma è per i giovani soprattutto. O le persone che si vengono licenziate a 40-50 anni, ma dove vanno? Chi li prende un uomo di 50 anni? Chi li assume? Non assumano nemmeno quelli di 20. E lì sarà un disoccupato finché campa. Sarà. Finché campa. Siamo quindi un anno prospettivo, non hanno nessuna, come fa? Un anno negativo. Perché? Okay. Penso proprio di sì. Di Berlusconi. Io non so gli altri, però Berlusconi se lo ricordano tutti. No, di Monti forse ce lo ricordiamo di più che ora, Berlusconi. Di Monti c'è la seconda fase. Vedremo cosa farà. Si pensa bene, migliore. Il Presidente della Repubblica in parte ha salvato l'Italia, no? In questo periodo. E per me è stato uno fra i più grandi presidenti che fino ad oggi sono esistiti. Io dico la mia opinione. Dimmici nulla. Ora parliamo un po' di donne. Scusi, dai, senti un po'. Faccio la domanda. Non si può dire niente, da questo lato non dico niente. Lotta a cuori, ma c'è da parlare. Sì, vabbè. Posso pelare, signorina? Sì. Bravo. Ora ristate, sei attento. Dunque, mio figlio ha compiuto 40 anni e il giorno dopo ha dato alla luce una bella bambina.
la mia prima nipotina. Io ho compiuto 60 anni, perciò sono diventata nonna a quest'età e mi riempie di molta soddisfazione. C'è stata una gioia a vedere un governo Berlusconi andare giù e c'è stata un'amarezza a vedere il governo Monti che ha sempre è andato a pescare sempre nelle tasche dei più poveri. E purtroppo sono successe tante cose quest'anno, ora con la crisi e tutto. Però ecco, si tira avanti e facciamo del nostro meglio, speriamo che poi questo debito venga equilibrato e che poi ritorni il benessere, perché c'è tanta gente che non è contenta per via di dover fare economie e è arrabbiata, ecco. La parola che ci ricorderemo di quest'anno? Alleluia, Berlusconi se n'è andato, non è più primo ministro, perché a casa sua dei governi di Berlusconi che hanno messo l'Italia sull'orlo della rovina. Senti, io veramente vengo dall'Inghilterra, sono rientrata in Italia dopo 38 anni in Inghilterra, però ho potuto considerare le cose come stanno e che il governo Berlusconi, quanto c'è stato, 18 anni, ha rovinato l'Italia in tutti i modi, invece l'Italia doveva essere una regione, una nazione benestante, ecco. A livello locale, se si parla di Putignano in specifico, niente, perché il comune per Putignano non ha fatto niente, ma anzi ha peggiorato le cose. Non saprei, sinceramente non c'è nulla che mi ha colpito su Pisa in quest'anno solare, nemmeno Gio del Ponte che per la prima volta ha vinto Mezzogiorno, sinceramente non c'è nulla da poter ricordare. Secondo me è stato un anno tristissimo per tutto. Il territorio? Sì, ci sono stati fatti dei passi nell'edilizia, a Pisa specialmente hanno ristrutturato la piazza Vittorio Emanuele, è molto bella, hanno ristrutturato poi quel murale in piazza Sant'Antonio, poi cosa hanno fatto? La Domus, hanno aperto la Domus, e i musei sono molto belli, sì, ci sono molte cose positive e poi il fatto è che c'è tanta disoccupazione, non ci sono abbastanza case per quelli che sono senza casa, ecco, non ci sono case in affitto. Purtroppo ora mancano i soldi, il comune non potrà costruire le case, vero? E c'è sempre carenza di alloggi, però ecco, è un bilancio di cose positive e cose negative. La speranza rimane sempre quella, che le cose migliorano e ci sono lavori per tutti e speriamo che vada così. Migliaia di persone a casa. Un comune che, anzi, darà la colpa al governo ma taglia gli aspetti sociali verso gli anziani, verso... Cosa bisogna ricordare di quest'anno? Purtroppo.